Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Resident Evil Village. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi salvatina tecnico-tattica qui alla chiesa. Dobbiamo tornare di conseguenza, ci aveva detto, beh, di andare a questo punto a portare i vari, sì, il luogo della cerimonia è qui, se non sbaglio c'era anche il duca nei paraggi, così andiamo anche a vedere se possiamo venderci qualcosina che ci sta, ci sta. Vediamo Heisenberg cosa ci ha tenuto in serbo, perché naturalmente te pare che è tutto così easy. Scusa, ma io qua non l'avevo fatto scendere il ponte, che eravamo andati pure dall'altro lato. Sapete che non mi ricordo. Qua avevamo pescato. Ok, c'era anche il pesce raro, mi sa che era proprio qui. E comunque l'avevamo già recuperato. Sì, ci manca ancora qualcosina, qualche punto inesplorato al 100%. Però tutto sommato ci può stare. Qua magari può essere pure che c'era. Questa era quella non esplorata. Siccome là avevo lasciato il... Salve. È un grande piacere vederti. Aspetta. La caprettina, non si sa Tornare mai che vivo e pure qua... vegeto. Vivo e vegeto è una Oh, parola sì. grossa, mo vediamo. Allora, vediamo, il borsello del duca gli posso vendere. Il frammento di cristallo. Cristallo grande. Questo qui. Quarzo giallo. Questi cristallizzati. Questo è anche perfetto, quindi tiè. Vai. Ok. Di grande valore, vabbè, direi di sì. Pure il piatto di Guglielmo, insomma, non credo che sia molto Diamo il utile. via alle spese folli. Bravissimo, bravissimo, hai capito Ho delle tutto, Duca. novità in vendita. Allora, a parte le novità in vendita. Allora, vediamo un pochino questo qui. No, questo neanche. Questo l'abbiamo fatto. Questo ci manca. Pesciolino. Non possiamo fare praticamente niente. Oddio, questo possiamo fare. Il danno ricevuto in guardia viene ridotto permanentemente. Vabbè, a sto punto, signori. Pure questo. Se usiamo il pollo qua non possiamo fare questo. La salute aumenta di un po'. Io farei questo a sto punto. Non bisogna molto. Grazie. È ora di cucinare. La guardia potrebbe esserci utile comunque rispetto al poco poco di salute in più. Voilà. Oh, Prego, pure unisci. quella. Pure. Quella Mi ci fa piacerebbe averne un comodo, altro po'. però manca un polletto. Poi, Ho andiamo a qui vedere delle un po' di novità proprio per te, signor risorse. Winters. Ma in realtà mi vai a segnare queste che io già ho. Al massimo, dai, facciamo che mi compro una mina. Oh, non mi stupisce che ti interessi Guarda questo anche articolo. due, guarda anche tre. E dopodiché andiamo a vedere i potenziamenti. A sto punto il cecchino mi sta... Volete vedere che miglioro questo e troviamo l'inghippo? E troviamo qualcosa di fatto meglio? Sicuro? Sicuro? Vabbè, però, signori, insomma, i soldi ce li abbiamo, dai. Vediamo, dai. In linea teorica, si spera Una che... modifica così elementare si può fare in un lampo. Fai, vai, lavora. Tanto comunque ci rimangono più di 300.000, quindi... Va bene uguale, signori, va bene uguale. Non abbiamo trovato le modifiche per questa qui. Questa è il top. Non ci ha dato Procurarsi articoli neanche giusti e una buona giornata. la ricetta per poter fare le munizioni, però, eh. Questo è un po' una pecca. Allora, vediamo, cure ne abbiamo due. Facciamo che... Organizziamo un attimo l'inventario. Mettiamo la carne qui sotto, che magari
Così almeno teniamo un po' più sott'occhio la situazione. Coltellino, mina, questi esplosivi li mettiamo di qua. Vabbè, già che ci siamo, facciamo così a sto punto, no? Una fila dedicata ad un po' di munizioni, non tutte. E questa la piazziamo qua, questa la piazziamo qua. Munizioni, queste magari le mettiamo qui. E ci organizziamo anche con le armi. Queste belle prepotenti. Queste le organizziamo qui. Questo me lo sposti un attimo qua per piacere. Che... Ok, dai, almeno è pure un po' più ordinata la situazione. Che ci fa sempre comodo. Almeno quando dobbiamo cercare cose, stiamo un po' più organizzati. Allora, va bene, ho fatto anche una salvatina che ci può sempre tornare utile, non si sa mai. Voi mi raccomando, dai con le cuffie, volume a palla, luci spente e ricordatevi sempre di lasciare like e condividere i video. Mi raccomando, iniziamo intanto a sistemare. Ma cos'è stato? Una visione di Rose. Cioè, nei panni di Rose. Mettiamoci le braccia. Qui nessuna visione. Gambe. Anche qui niente visioni. Vai di testa. Secondo me sta maffa più danno che utile, eh. La butto lì. Calice dei giganti. Ah, questo adesso... ci indica la strada. Questo lo possiamo mettere sull'altro simbolo. Trova Heisenberg. Vi ricordate questo simbolo? L'avevamo visto più in là. Qui sotto. Luogo della cerimonia. Proviamo. Proviamo ad andare al luogo della cerimonia. Vediamo un pochino... Allora, intanto, aspettate qua, anche a livello di crafting, questo un altro lo facciamo. Poi per le armi e il resto, vediamo un pochino perché, vabbè, munizioni e pistola basta ne avanzano. Queste pure, tutto sommato, non sono poche. Il pompazzo, magari. Cosa succede? Ci potrebbe stare qualcosa in più, però aspettate perché dobbiamo pure capire cosa ci può servire o meno. Ecco qui, la zona... Cruciale, qui c'è il simboletto che avevamo visto e vedete anche i ganci che abbiamo sbloccato. Ci mettiamo il calice dei giganti, enorme calice di pietra, preso dal suo piedistallo. Al suo interno ci sono i quattro flaconi. Ok, è giusto così? Non so che punte ci abbia attivato, se è uno dove stiamo andando adesso o se non ci ho fatto caso, meglio non ho riconosciuto i punti di riferimento. C'era un cancello, vabbè, fiumiciattolo e va bene. Però calcolate che eravamo, diciamo, bloccati qui, quindi per forza dovevamo scendere. Sì, Non penso che... preoccuparti per la mocciosa. Starà benissimo. Tu porta quel culo al di là del ponte. Ok, è questo il ponte che abbiamo visto, giusto? Yes. Sì, c'è il cancello lì sotto. Allora, aspettate perché ci fa salvare, quindi... Salvatina ce la buttiamo e andiamo nella zona di Heisenberg, che è appunto questa fabbrica, tra virgolette, abbandonata. Eh sì, mi aspettavi, Benvenuto. Non pensavo avresti sconfitto Donna e Moreau, ma in America sei sopravvissuto a peggio. no? Mi Insomma, piace. sì.
Sì. Vorrei parlarti di Rose e di Miranda. Oh, entra pure. Tranquillo. Non è una trappola. Figurati. Tanto do un'occhiatina in giro, eh. Tanto comunque non ci segna se c'è qualcosa da recuperare, ma nel dubbio un'occhiata io la do lo stesso. Anche in alto, che si sa mai. Proviamo. Vabbè, questa è... non è che abbiamo così tanta scelta. Polvere da sparo, va bene. Proseguo qui. Ok. Aspetta, qua... no, pensavo si passasse da dietro. Magari vediamo se c'è qualcosa. No? Ok. Vabbè. Non si sa mai, che c'è... sta qualcosa di imboscato. Oppure no. Vediamo se anche questa sarà una parte inquietante come alcune viste in precedenza. Perché altre... forse quella delle bambole è stata più intrigante, almeno per quanto mi riguarda. E peccato che sia durata così poco. Quella che è durata meno è stata quella più figa. Ma che diavolo? Mia. La verità brucia. Aspetta. Il tuo piano è farmi fuori come gli altri, così potrai salvare Rose, giusto? Io rivoglio mia figlia. Senti, tu non hai capito niente. Cazzo, sto parlando! Hai rotto il cazzo! Perdonami. Accomodati. E chi è? Non è un po' troppo vicino alla botola? Ascolta, Ethan, ti hanno preso in giro. Ma di che stai parlando? Pensi che sia un gioco? Ho detto siediti! L'enorme stronza con il culo grosso. La matta con la bambola. Lo scherzo della natura. Bravo con i coltelli. Non ci arrivi. È un test per vedere se sei degno di entrare nella famiglia di Miranda. Io non voglio far parte della famiglia di Miranda. Nemmeno io, ma eccoci qui. E io sono il prossimo, giusto? Mi fai fuori, prendi il mio posto. Beh, col cazzo! Me ne sbatto dei tuoi problemi personali. Io rivoglio solo mia figlia. Sì, anch'io. Lo sai quanto è potente quella bambina? Anche Miranda ne ha paura. Fallo di nuovo, stronzo, e giuro che... io e te, Ethan, insieme possiamo salvare Rose e poi usarla per schiacciare Miranda come un verme. Mia figlia non è un'arma. Vaffanculo! Ultima chance. Troppo prevedibile. Non vuoi sapere che c'è lì sotto, fidati. Correrò il rischio. Condoglianze. Niente. Questa cosa era molto scontata. La sedia era già troppo vicina. Ah. No, che fai? Dove vai? Ah, sta facendo lui, ok. Madonna. Attrezzatissimo. Datte, datte. Qui intanto datte. Poi cerchiamo di capire che fa. Ma si abbassa? Sì. Piccolo cieco, buttate. Cazzo!
E niente, ormai siamo a chilometri. Aia. Manca un atterraggio morbido, veramente, ma è una gioia. Ma che cos'era? Non lo so, ma non voglio saperlo neanche. Aia. Mi sa che non ha rinunciato, però. Dove siamo? Ok, vabbè. Non abbiamo altri punti di riferimento, però sappiamo che qui c'è qualcosa da recuperare. Oddio, ce le segna in giallo le cose da recuperare, quindi tutto sommato va bene. Qua, scusa, ah, infatti non mi sembrava la zona da dove eravamo arrivati, quindi si sta avvicinando, credo. Converrebbe darci un attimo alla fuga, eh. Dico sempre in amicizia, che non si sa mai. Non abbiamo ancora recuperato tutto. Vediamo se c'è qualcosa qui sopra o se mi sono lasciato qualcosa qui sotto nella discarica. Aia. Allora, aspetta un po'. Facendo baracchino in testa un po' come che su Saiyan. Ci faranno fare una brutta fine, immagino. Allora, aspetta. Ok, abbiamo preso tutto. Bravissimo, Ethan. Bravissimo, ormai. Professionista del recupero in discarica. E per il momento tengo la pistola, che comunque ha il suo perché. Almeno questi sono abbastanza, almeno quelli che abbiamo incontrato adesso, abbastanza debolusci da poter sprecare un pochino di colpi con della pistola. Poi questo posto è assurdo. Aia. Devo tornare su. Ok, fuggi dalla fabbrica dove fabbricano. Però che figata visivamente parlando, no? Poi per carità, meglio che non attivano tutti quelli che stanno producendo, perché sennò altro che brutta fine. Allora qua c'è il portone di questo. Questa è una stanzetta apparentemente che... Ah! Ma scusa, non ne avevamo già visti tre di questi? Eh no, non ce l'ho la pallina per questo. La pallina per questo non ce l'abbiamo. Dobbiamo capire dove la possiamo trovare. Vabbè, qua dice che ho recuperato tutto, ma... Ah no, perché le calcola come stanze diverse, ok. E vabbè, poi andremo a vedere... Ah, guarda, c'è anche il buon venditore. Lì si va avanti, e qua... Si è già sbloccato qualcosa. Ah, c'è anche questo mega ascensorone. Senti un po', c'è qualcosa di nuovo? Se vuoi dare un'occhiata in giro, fai pure. Sì, che c'è qualcosa di nuovo. Ottimo, tante cose nuove in realtà. Allora, il bagaglio lo prendiamo. Io ho dato le spalle all'uomo perché sorreggano pesi, ma tu vuoi caricarle ancora di più? E a sto punto andrei... Ah, vedi? V61... V61 è questo, però potente pistola mitragliatrice, è possibile aumentare la potenza tramite le modifiche. Al momento parte da 200 e ci vanno gli stessi proiettili della Lemi, quindi diciamo i 9 mm. E la cosa buona è che parte da 200 di danno. Un po' al posto della pistola sarebbe da utilizzare questa. 200 038
3:12. Torna al più presto. Beh, ci starebbe il mitragliino in realtà, eh? Sia il mitragliino che il mitrozzo più prepotente sia questo. Che ci vanno i fucili, i colpi del pompazza. Ideale per i nemici isolati. È possibile aumentare la potenza tramite le modifiche. Beh, signori, a sto punto facciamo il SIG 12 e il V61 120. No, non ce la facciamo. Allora facciamo prima questo. Vabbè, questo lo prendiamo. Ah, c'è. No, ci siamo impoveriti. Ci siamo impoveriti tanto. Per carità, qualcosina gliela posso pure vendere, però. Basta la potenza di fuoco? Perché ho delle splendide novità per il potenziamento di armi. Mi devi dare un attimo, però. Alla prossima volta. A questo punto possiamo. $9.60, $1.4. Vabbè, questo. 1170. Ecco. Sì, dai, facciamo che direttamente ci vendiamo questo. Comunque, calcolate che. A parte le munizioni, 8.6. Benvenuto, Ethan. Grazie. Vabbè, tanto comunque poi. $110, magari ci esce qualcosa in più. Non ne hai più bisogno? No, c'ho quell'altro che magari mi torna. Affare. Devo proprio ammetterlo. Mi torna utile. Va bene, dai. Faccio con calma pure queste cose, signori, perché vorrei ben capire cosa conviene fare, cosa conviene recuperare, eccetera, eccetera. Mo tipo, se vado a prendere questo da 100.000, capacità del caricatore, ok, ma tanto non c'ho le munizioni, quindi potrebbe essere, non dico inutile, però a sto punto mi compro questa più la modifica e vendo la pistola. Vabbè, grazie, proviamo per tanto supporto. Anche per ottimo, cioè pure per provare per certo tempo. peccato in realtà di non aver salvato recentemente, o meglio qui in zona. Questa da Ridova. Potremmo dire che questo sia un vero addio alle armi. Dai, l'abbiamo usata, ci ha fatto piacere. Adesso andiamo con questa. Ci sono rimasti 58.000 soldini. Se le compriamo comunque, anche se le possiamo fare, però. Oddio, quelle per la pistola. Ecco cosa stavi puntando. Sì, dai, queste le compriamo. E poi il prossimo acquisto sarà questo. Ti basta, se riusciamo. La potenza di fuoco? Perché ho delle splendide novità per il potenziamento di armi. Vedi il pompazza come è partito di livello poi. Questa qua, ok, migliorarla, ma tanto non so fare. Madonna, 50.000 potenziamenti? Questo è un problema. Questo è un problema. Vabbè, dai, per il momento va bene così, signori. Ti auguro una splendida avventura. Grazie. S4 materiali. Allora, qui abbiamo materiali, B3 manufacturing, storage B1,
Deposito. Vabbè, io penso di poter e dover fare, non lo so, una zona alla volta prima di utilizzare l'ascensore. Cioè, probabilmente potevamo anche usarlo l'ascensore, però voglio capire se poi mi perdo qualcosa qua. Una specie di meccanismo di chiusura. Sembra facile da rompere. È facile da rompere, ma tipo basta che. Ah, sì, basta che. Un po'. Guarda che imbecille che sono, cadendo tasto. Oh. Volevo parare visto che avevamo sbloccato. Fatto di ridurre parecchio i danni del corpo a corpo. Vabbè, tanto là sicuramente ci torneremo perché la palletta pure da qualche parte ce la sbloccherà, quindi. Che fa qua? Non c'è corrente, va bene. Quindi andiamo prima a riattivare la corrente, poi per poter sbloccare immagino quello lì e poter passare dall'altro lato. Aspetta che ricarico, giovanotto. Va bene, anche qui ci siamo. Qui recuperiamo tutto. Almeno troviamo un bel po' di soldi, che è una cosa buona e giusta, anche perché ce ne servono veramente una manicata per poter comprare i nuovi potenziamenti. Qui ci va cosa? In realtà non lo sappiamo. Chi è che sta attrezzato così? Forse il tipo là che abbiamo già incontrato. Pian piano questi sono i progressi che gli hanno fatto fare. Inserisci, no, qua forse dobbiamo fondere noi qualcosa per stampare quello da mettere lì per aprire quella porta. Ok. Vabbè, nel mentre. Scusa, dall'altro lato, onesto. Dov'è? Carità, qua andrebbe bene pure una bella bombetta, però. Levate. Dov'è, giovane? Spina dorsale. Di fino. Ok. Grimaldello ce l'ho, fermi tutti. Dai. E niente. Allora, polvere da sparo. Non c'è corrente, va bene. E qua pure io non posso passare, però mi sa. Ah no, sì. Ah, era questo quello che avevamo visto. E.
Va bene, credo si rialzerà tra poco, quindi teniamoci pronti. Stampo per un rilievo, perfetto. Guarda come l'hanno messo l'ombra che... No? Figurate. Va bene, io... Aspetta. In teoria qua non dovrebbe beccarsi. Guarda come se lo protegge. Eccola. Momento, eh. Con una gamma. Levate. Giusto, mi sono incastrato. Un momento. E levate. Di nuovo. Ok. Se prendi il loop, signori, un attimo. Cuore meccanico. Ammazza. Figata però. Inquietante, ma figo. Allora, adesso possiamo tornare indietro a stampare quel baracchino. Poi qua ci dobbiamo tornare, immagino, perché c'è quella porta chiusa dall'altro lato. Ma adesso possiamo stampare. Eccolo. Vai, vai. Nel mentre mi... Un po' di munizioni. Dobbiamo ancora testare il... Ok. Mi sarà utile. Dobbiamo ancora testare, dicevo, il... fucile a pompa, ma... Possiamo sbloccare qua, ok. Regge sto posto? Ma perché si può? Quelle ombrette... Credo che eravamo solo noi, ma... Quelli secondo me li possiamo scassare, aspetta... No? Sì. L'avevamo visto, è lo stesso meccanismo di quell'altro. Qua il grimaldello, vai di fino. Oh, un po' di munizioni per la Magnum che nel mentre magari ricarichiamo. Così quando ci serve sta attrezzata. Mi manca la chiave. Roba con i cavalli non ce l'abbiamo. Penso che dobbiamo comunque passare qua, magari scassare pure quello. Immagino di sì. Prima fatemi vedere dove stanno le bestie. Però vedi com'è. Caschetto gli dà dire della resistenza non indifferente. Vabbè, non sprechiamo troppo. Scusa, ma questo... facciamo così. Vediamo dov'è che rallenta. No, porco due. Vabbè, sei un coglione però, eh. Vabbè, là fino a quando so 5, ok. Poi li sbagliamo tutti gli altri.
Aspetta, fa vedere più in alto, ok. Più in alto ancora. Ok. Scusa, posso per curiosità? Vabbè, comunque c'è sempre quello che li protegge il capoccione. Aspetta un po'. Giovanotto. E levati dal cazzo. Guarda che coglione di merda sto Idan. Cazzo. Ricarica sta merda di cosa. Coglionazzo. Piano piano, piano piano. Quello lo prendiamo in faccia qualcosa. Ah, eccolo là, il... Ok. Posto. Il tutto per passare da quest'altro lato, ma te pare, te pare? Piano piano, piano piano, con calma, con calma. Ora, dove siamo arrivati? Non si sa. Ah, ok, va bene. C'è un certo collegamento per tornare dall'altro lato. Come detto, dobbiamo recuperare una marea di cose. Questo è chiuso da là, tutto chiuso da altri lati, eh. Magari c'è qualcosa da scassare anche qua. Ah, andiamo bene. Beh, se si attivano siamo fottuti. Lì c'è un muro da sfondare. Qui c'è una porta da aprire per arrivare alla fonderia, ok. E... allora, facciamo che... qua ci recuperiamo. Munizioni per il fucile a pompa. Parte meccanica, cilindro. Quindi qua per forza ci dobbiamo arrivare. Per questo ce l'ha segnato così... così grande con la X il muro. Va bene. Onesto. Generatore di riserva. Manca una ruota dentata. Ma qua ci stanno troppe zone dove mancano cose. Io credo che mi perderò malissimo e sicuramente qualcosa me la dimenticherò, perché obiettivamente troppe cose lasciate indietro. Qui stessa cosa, penso che se non attiviamo quello non ci apre quella porta. Ruota dentata non ce l'abbiamo. Possiamo scassare questo. Dove stiamo più o meno? Non lo sappiamo. Mappa della fabbrica. Piani inferiori. Vabbè, non ci aiuta tantissimo. Più che altro perché dobbiamo raccapezzarci un po'.
Allora, soldato meccanico Soldat, versione 1.0, cadavere di uomo adulto, rimozione del cuore effettuata, cadò impiantato, la stimolazione dei muscoli via scarica elettrica funzionato, è in stato di morte cerebrale, abilità cognitive assenti, si muove solo spinto da un istinto di distruzione e poi si ferma. Soldato meccanico Soldat, versione 1.01, l'aggiornamento. Aggiunto un casco sul cranio, gli elettrodi confermano la presenza di impulsi cerebrali stabili. Esperimento 1, lotta con Lycan, demolito e mangiato in 3 minuti. Problemi con le sue capacità di distruzione. La versione 1.1, parte inferiore del braccio sostituita con un trapano, energia insufficiente per un movimento efficace. Forse c'è bisogno di corpi vivi? Versione 1.15, impiantato nel petto un reattore di Kadou, grosso aumento di energia in uscita. Esperimento 2, lotta con Lycan, distrutti 3 Lycan in un minuto. Buoni risultati, ma rilevati problemi con la resistenza del reattore, potrebbe smettere di funzionare se il reattore venisse distrutto. Cosa che abbiamo fatto noi con quello lì, per l'appunto. Stampo per una ruota dentata, benissimo. Quindi pian piano ci costruiamo le cose che ci servono. Allora qua rifacciamo il giro per tornare qui. Quindi se vogliamo andare alla fonderia dobbiamo andare dritti qua. Ci stampiamo la ruota dentata e torniamo indietro. Eccola. Ma può venire pure qua la fonderia questo? Va bene, nel mentre mettiamo... mettiamo a fare questo. Sì, può venire anche qua. Devo entrare in un loop come prima che... ma tua madre, ma come cazzo mira in questo gioco? È veramente una merda. Io proprio non riesco a mirare un cazzo niente. Ho visto situazione di mira peggio di questo Resident Evil 8. Non lo so perché, vi dico la verità, ma quando mi trovo a sparare è veramente pessima la situazione. Non riesco a... guarda. Io non... non lo so. Bravo, eh. Vabbè, un colpetto solo, però basta. Girati un po'. Ma così. A posto. Va bene. Può servire. No, può servire, serve, no, può servire. Allora, qua... interruttore, no, io devo tornare alla ruota dentata, che sennò me la perdo. E stava... ecco, già mi sono perso io, figurati. Eccoci qua. Allora, il ge... oh, merda. Il generatore lo abbiamo attivato. Ora dobbiamo capire se questi scendono o meno. Sì. Che sei. Pensavo che avremmo unito le forze contro quella stronza di Miranda. Che delusione, davvero. Ha costretto me, tutti noi, a essere suoi figli. Ci ha rinchiusi in questo villaggio. L'abbiamo servita per decenni. Riesci a capire? Sì, non me ne frega niente, giovane. È perfetto, ci siamo alzati proprio giusto in tempo. Ma vai a fare in culo. Oh, Ethan, che delusione che dove sei. Cazzo sto? Pensavo che avremmo unito le forze contro quella stronza di Miranda. Che delusione, davvero. No. Ha costretto me, tutti noi, a essere suoi figli. Ci ha rinchiusi in questo villaggio. L'abbiamo servita per decenni. Sento anche a togliere poi il... riesci a capire?
La parata. Oh. Allora, non sono come i miei fratelli. Io voglio soltanto liberarmi di quella stronza. Ehi. Ho bisogno di essere più potente. Aspetta un attimo. Abbastanza potente da distruggerla. Questi sono i frutti del mio potere. Fare il giro. I forti distruggono i deboli. È così che va il mondo. Sì, non avresti mai dovuto rifiutarmi, Ethan. Che squilibrato. Posso confermare, ma pure noi non è che stiamo... Uppela. Aspetta un po'. Vabbè, questo pompazza comunque. Bastano pochi colpi qualora noi riuscissimo a beccarlo. Ah, aspetta, ce n'era un altro di armadietto dietro che ho lasciato però, Bene, non pensavo si aprisse. Vabbè. Sperando di non essermi lasciato niente alla fine. Allora, qua quello che avevamo visto. E eccolo qua l'altro armadietto. Anche qui quell'altro, mo devo vedere se lo recupero o no. Allora c'è ancora qualcosa qua dentro. Ah, ok. Piano piano. Tac. Bravissimo. Il cristallo comunque è grande, quindi ci sta. Facciamo anche che questo me lo equipaggi giusto per ricaricarlo. Con che tipo di munizioni abbiamo? Stordenti. Vabbè, è comodo. Allora, saliamo qui. Qui. Vabbè. Allora, in realtà tu se vieni qua sotto facciamo una cosa fatta un po' più sportiveggiante, va. Se riesco ad avvicinarmi. Vieni qua, va. Giovanotto. Ok. Va bene. Risaliamo sopra. Ok. Preso tutto. Yes. Ora. Dove riusciamo qua? Bene. Allora, lì c'è un po' di moneta da recuperare. Come ci arriviamo? Facendo il giro semplice o... figurati se fa il giro semplice. Venite qua. Scusa, aspetta. Vabbè, ce l'abbiamo. Che cazzo. Ha funzionato? No. Perfetto. Vedi, l'ultimo colpo che ci voleva. Finiti, no?
O c'è anche qualche amichetto di altro genere. Minetta. Questo ci salgo. Vabbè, ci salgo a piedi. È inutile che lo scasso da qua sotto sparando. Ah, però come ci arrivo là? Posso. Scusa, se io non posso neanche spostare questo, come arrivo lì sopra? Dite che si sveglia questo, perché là dietro ci sono dei soldi, della moneta. Quindi o si sveglia quello e scassa tutto, o non recuperiamo i soldi. Quindi. Vediamo. Eh no, perché da qua non si passa. Aia, questo è doppio. Complimenti. Aspetta, aspetta, mi sto a chiudere. Aspetta un attimo, Giovano. Ecco perché c'ho da dei mine. Ah, quello ce l'ha alle spalle. Però. Aspetta. La mina va bene per metterlo a terra, ma poi io devo sparare alla schiena. No, non è necessario. Onesto. In alcune occasioni la mina è la mina, eh. Qua riscendiamo dove? Credo sia cambiato molto. Eh no, però è possibile che mi lascia quella. Quella zona così. Ah, abbiamo fatto il mega girone. Aspetta un attimo, perché non può essere che. Magari è cambiato qualcosa. No, proprio. Boh. Che vedevo di? Non riesco a capire come si possano recuperare. Vabbè, c'erano dei sacchi di soldi che potevano far comodo, però. Proprio non vuole che ci arricchiamo, va bene, non è che. Allora, adesso la corrente è tornata. Allo stesso tempo, però, potremmo anche tornare un attimino qua e vedere cos'altro ci eravamo lasciati, perché non mi ricordo. No, qua c'era solo la pallina. Lì il duca. Quindi vabbè, proseguiamo qua. Tanto comunque là ci dobbiamo tornare. Perché la pallina non ce l'abbiamo. O me la sono persa io. O ancora non l'abbiamo trovata. O ancora non ci siamo arrivati. Vedo male. Eh no, ma neanche le munizioni per la pistola, cioè. Girati. Porca la troia, puttana. Vabbè, facciamo una cosa, va. Le mine funzionano tanto belle. Vai. Bravo. Vieni qua, va, Giovanni. Due minette e via, inutile che stiamo qua a gigione già, no? Parliamone. Qua niente da recuperare, ok. Allora, due.
Vai, vai. Se damo o se chiude? Se chiude. Se chiude e se damo. Piano piano, non scassare le porte. Allora, aspetta, dov'è che stiamo qua? Ecco, pure qua ci stanno un sacco di cose che si bloccano. Ma io magari bloccando, cioè rompendoli, evito che... No, aspetta, non funziona. Non funziona o non li sto beccando io? Mi sa che non funziona. Ah no, pensavo fossero quelli che si... L'ultimo colpetto, ma non è... No, non è utile, ok, vabbè. No, perché vedendoli da qui, oh, sai com'è? Magari bloccavamo la catena di montaggio e di conseguenza potevamo bloccare il loro... Spunare a destra e a manca. S3 produzione... Questa da qualche parte, ma io vorrei un attimo capire... Che succede? Chiamiamo l'ascensore? Ah, direttamente col buon Duca. Duca, dica. Ho ampliato i miei servizi, vieni, dai un'occhiata. Ok, allora aspetta un attimo, fammi prima dare una salvatina, che qua è un casino. Certamente. Dopodiché, allora vediamo che ha ampliato di servizi. Questo è un investimento, Ethan. Ah, questa ce l'avevo, me la rivendi a sti prezzi. Ah, giovane, per chi m'hai preso? Cristallo, quarzo, cuore meccanico, vai. Meccanico prezioso. No, questa me la tengo. Un pezzo di metallo di scarto, era attaccata a qualcosa. Di valore però è combinabile. Queste altre nessuno è combinabile, no? No. Quindi questa me la tengo. Le altre cose gliele vendo. Ecco a te. 110.000, sono in grado di eseguire qualsiasi modifica in cambio di un modesto. Però. Abbiamo... Non vedo l'ora di scoprire, aspetta, i frutti, aspetta, delle tue scorribande. Ci abbiamo così pochi colpi a quella che... Ottimo. Non conviene neanche cercavo spenderci quei 100.000, secondo me. Potenziamo un po' questa e così fa cagare. No, in realtà questa faceva un po' più cagare, però. Il pompazza è sempre bello. È buono averlo potenziato. Per quanto volevo potenziare questa, ma mi sono sbagliato. Ma posso farlo anche così, io tipo? Sì. Qua B4 qual è? Quello con il labirinto, giusto? Yes, labirinto lì di fronte, ma la pallina ancora non l'abbiamo. B3 è quello dove eravamo già arrivati. B1 credo che non è ancora raggiungibile perché dobbiamo fare tutto, cioè dobbiamo fare il giro. E ho capito. Vai. Completo per poter poi utilizzare direttamente l'ascensore. Allora, signori, in realtà io farei quasi una cosa. Vi saluterei qui perché effettivamente siamo andati un pochino per le lunghe. Oddio, un video ozzo, bello ciccioso e corposo. Manca però sì, ancora molto. Sì, allora sì, facciamo che ci salutiamo qui, signori. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. E seguitemi anche su tutti gli altri social. E alla prossima, un saluto a tutti da Quel Taleale.